Ecogeco è una startup molto recente, nata nel marzo del 2021 e che vede la cui partecipazione a Next Generation Mobility non è altro che il primo step di una serie di passi di comunicazione e disseminazione di tutti i servizi che Ecogeco fornisce. Ecogeco è, diciamo, eredita tutte le attività e ne sviluppo ulteriormente di un progetto europeo denominato Save My Bike, che è l'unico progetto italiano e relativo alla mobilità sostenibile ammesso alle finali Regio Stars Award del 2018. A sottolineare la stretta relazione fra l'ambiente di Ecogeco e l'università, i soci di Ecogeco hanno chiesto recentemente l'accreditamento come spin-off dell'Università di Pisa, proprio perché Ecogeco continua, oltre a fare servizi commerciali, a fare ricerca e a cercare di migliorare i propri servizi, il cui obiettivo principale è quello di incrementare e migliorare la qualità della mobilità urbana e anche la qualità della vita nelle nostre città. Ecogeco è fatta da tanti competenze diverse, esperti in produzione di biciclette, produzione di veicoli elettrici, esperti in sharing mobility, in marketing, comunicazione e esperti anche in ambito di pianificazione dei trasporti. E praticamente noi conosciamo quelle che sono la situazione di molte delle città italiane e, per esempio, sappiamo ed è chiaro come anche il recente rapporto eSport presenta e fa un quadro generale della mobilità in Italia, evidenziando come uno dei principali elementi di insostenibilità siano gli spostamenti pendolari verso le nostre città. Praticamente l'85% di questi sono fatti in auto, e mentre gli spostamenti interurbani sono solo una 50% è fatto e svolto con mezzi privati. Quindi Ecogeco, la sua conoscenza dell'ambito di mobilità e di tutti i fattori che portano al miglioramento della mobilità, ha sviluppato una serie di servizi che cercano di andare incontro proprio a tutti, a quello che è il puzzle della mobilità urbana, quindi un insieme di elementi collegati o meno, ecco, Ecogeco cerca di migliorarli e di incrementarne la sostenibilità attraverso principalmente tre servizi. Un primo servizio è nominato proprio Save My Bike, che eredita direttamente il progetto precedente e non è altro che un disincentivo al furto delle biciclette, con lo sviluppo di una anagrafe delle biciclette collegate proprio ad un sensore passivo che Ecogeco ha sviluppato, distribuisce liberamente e che permette praticamente di taggare digitalmente le biciclette e fornire un sistema inamovibile di identificazione univoca del proprietario delle biciclette. Questo sistema permette poi quindi di collegarsi ad un'anagrafe che fornisce tutta una serie di servizi di revisione, di richiamo delle biciclette e che praticamente vede fra gli elementi di sviluppo, quindi ogni modulo che noi forniamo ha una parte di sviluppo che porta avanti, diciamo, l'università e la ricerca. In questo caso stiamo cercando di portare avanti dei sensori non più passivi, come quelli attualmente commercializzati, che hanno il vantaggio di avere un costo minimo per l'utente, quindi la taggatura ha dei costi veramente bassi, meno di un lucchetto, per esempio, e mentre stiamo cercando di sviluppare dei tag, dei sistemi attivi, proprio per permettere la costruzione di una comunità di utenti che parlano fra loro, ecco, in qualche modo comunicano fra loro. Il secondo modulo è quello, ecco, i vari moduli sono poi correlati l'uno con l'altro.
Il secondo modulo è quello di, si chiama Good Go, e come traducendo dall'inglese non è altro che un sistema di premialità per chi si muove in maniera sostenibile. Quindi attraverso un'app si riesce a monitorare gli spostamenti fatti dagli utenti in maniera nei vari modi di trasporto. Siamo riusciti a fare anche accordi con società di carpooling, con app di carpooling, in modo tale da ricevere dati anche sull'utilizzo del carpooling e premiare anche l'utilizzo del carpooling, per esempio. Lo stesso stiamo facendo con società di sharing mobility, e tutto questo per creare una gara a livello nazionale per chi si muove bene, che raccoglierà dei punti, e con questi punti accedere a una serie di sconti, di crediti, ed entrare in quello che è il social di Good Go, quindi una sorta di comunicazione e anche una gara, anche con una premialità che non è solo quella estrinseca dovuta al premio, ma anche quella intrinseca di vedere fra i vari, fra gli amici, essere quello che si muove meglio. Ecco, cercare di creare anche una sorta di effetto social, e questo, grazie a questo, noi cerchiamo di migliorare e aumentare la mobilità sostenibile in ambito urbano, ma anche in accesso agli ambiti urbani. Sono possibili anche gare locali, quindi il sistema è multimodale, quindi noi partiamo con una gara a livello nazionale, ma già stiamo sviluppando adesso in alcuni comuni toscani come Livorno, Pisa, Rosignano, gare comunali, e con alcune aziende stiamo facendo delle gare alla mobilità sostenibile per la singola azienda che vuole incentivare per i propri addetti la mobilità sostenibile. Ecco, questo ci collega strettamente all'ultimo modulo, che è Hexagon, che non è altro che un modulo di mobility management, quindi cerca di incentivare all'interno dell'azienda o della provincia, dell'area metropolitana che ha al suo interno il mobility manager d'area vasta, di incentivare la mobilità sostenibile. E quindi attraverso un sistema di raccolta dati dai dipendenti e strutturazione di pool di utenti, quindi incentivando il carpooling, e anche disegnando interamente nuove linee del trasporto pubblico. Ecco, questo per esempio abbiamo fatto per un'azienda di Livorno, e ha permesso, ecco, un caso reale, di costruire una nuova corsa una corsa del trasporto pubblico da zero, con degli utenti che hanno che usano il trasporto pubblico ex novo per tutto l'anno. Quindi questo è cercare di portare più persone, in questo caso col mobility management, a fare carpooling o a utilizzare i mezzi pubblici. Ecco questo.